colgo l'occasione per ringraziare questi miei due confratelli che hanno voluto essere oggi con noi, con la loro presenza. Li ringrazio. Ringrazio la presenza di questi sindaci che anche loro hanno voluto essere qui in questo piccolo paese e partecipare a questo incontro. Ringrazio particolarmente, anche se lui non lo vuole, il dottor Mozzi. Qui abbiamo fatto, non si vedono qui, ma abbiamo fatto dei lavori straordinari alla chiesa qui di Vesia. Il dottor Mozzi è stato un elemento determinante per la chiesa di Vesia. Ancora una volta, gli esprimiamo tutta la nostra gratitudine, davvero. Non è finito, non è finito. Dobbiamo pensare a dopo, ma questo è per il futuro. Voi sapete che oggi qui si intrecciano due avvenimenti. Innanzitutto la festività di San Bernardo. San Bernardo, come tutti i santi, non hanno che da esistere, perché già la loro presenza è una testimonianza, è una provocazione per noi umili credenti. E poi, sapete, è l'evento più tragico dell'ultima guerra. E dopo la Santa Messa ci recheremo là a benedire e ricordare queste vittime innocenti. Adesso ci raccogliamo in preghiera e partecipiamo alla Santa Messa. Quello che voi siete nel posto lo fate. Io chiedo onestamente al Signore di lasciarmi godere tutto il creato, che è più di quello che in realtà tutto il resto della Chiesa mi può dare, perché in tutto il creato c'è comunque presente Dio e non devo andare a cercarlo tanto lontano. Qui lo si tocca quasi con mano. Auguri a tutti voi. Io chiedo onestamente al Signore di lasciarmi godere tutto il creato, che è più di quello che in realtà tutto il resto della Chiesa mi può dare, perché in tutto il creato c'è comunque presente Dio e non devo andare a cercarlo tanto lontano. Qui lo si tocca quasi con mano. Auguri a tutti voi.
agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli. Si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punire. Voi chiamate il campo d'onore, questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un dì. Il Signore sia con voi. Che tu non mi senti, accogli, oh Signore, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. Ti preghiamo, Signore, per ogni cuore, perché che sente tu liberi il cuore dell'uomo dall'egoismo, dalla competizione e dall'odio, per costruire un mondo sulla pace, quella pace che si fonda sulla giustizia e sul perdono. Benedici, oh Signore, questo monumento in memoria dei nostri cari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A questo punto lascio la parola alle autorità qui presenti. Ci sono i sindaci, ci sono le autorità militari. Ecco, lascio a loro la parola e concludiamo poi così questo nostro incontro di memoria. Sindaco, grazie a tutti e benvenuti. Vedo che quest'anno siamo in tanti e è solo un piacere vedere tanta gente, perché dobbiamo fare in modo di ricordare sempre queste vittime innocenti. Perché si tende con il mondo così veloce, che le notizie che volano ogni giorno, si rischia di dimenticare queste cose. Devo ringraziare Don Enzo, che è sempre disponibile, poi i sindaci di Corte Brugnatella, vice sindaco di Ottone, Lucia Girometta, i carabinieri naturalmente. Quest'anno abbiamo avuto anche la fortuna di avere Don Pierluigi e Don Matteo, che hanno rafforzato hanno dato più valore alla nostra cerimonia. Ringrazio anche Giuseppe, che ci porta tutti i giorni a reggere il nostro pompadone, che lui è attaccatissimo al regime per ragioni che tutti sappiamo. E niente, sono molto contento di vedere così tanta gente, vi ringrazio veramente di essere venuti e io spero l'anno prossimo di essere ancora più numerosi. Grazie a tutti, vi ringrazio molto e buona giornata. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, dico due cose anch'io. Intanto ringrazio il sindaco per invitare il comune di Ottone e io sono molto felice di essere qui ogni anno. Ringrazio Don Enzo, anch'io ringrazio Don Matteo
ringrazio il Don Pierluigi. Devo dire che mi è piaciuta molto la sua predica, perché è verissimo che ci sono grandi cattedrali, ci sono grandi opere d'arte, ma solo in questi posti ci si sente vicini a Dio. E parlo per esperienza personale, che ogni tanto cado in crisi, e proprio quando vado sui monti, io cammino molto, ringrazio il Signore, dico che c'è troppa perfezione, perché non possa esistere il Signore. È proprio una ricongiungersi alla fede, al Signore. Oggi siamo qui per queste vittime. Io sono vicina a tutti i familiari e alle persone che hanno sofferto per la perdita dei loro cari. Purtroppo ancora oggi ci sono guerre in giro. Preghiamo il Signore perché finisca presto questo massacro anche in Afghanistan. Grazie a tutti. Vabbè, dai, grazie a tutti, anche a voi. Mi collego ai loro ringraziamenti. Io vorrei fare una riflessione di questo tipo. Siamo a commemorare questi ragazzi che sono morti in un bombardamento di guerra, ma questi ragazzi non erano in guerra, erano qua a divertirsi. Tra l'altro ragazzi giovani, c'era anche un mio concittadino, io vengo tutti gli anni, anche perché oltre a commemorare tutti, in particolar modo sono legato alla famiglia di queste persone. Però la considerazione è questa, che la guerra provoca questo. Questi ragazzi si stavano divertendo, però sono stati trucidati da causa un'azione di bombardamento. E quindi voglio dire, non abbiamo imparato niente, proprio niente, perché la guerra provoca questo. Guardate cosa sta succedendo, citava prima Lucia, in Afghanistan, 20 anni di pseudopace, che poi pace non la era, appena se ne sono andati certe forze internazionali, ritorniamo a come eravamo nel Medioevo. Quindi mi spiace, noi non abbiamo imparato niente da questo avvenimento. E mi rivolgo ai giovani, ai ragazzi, soprattutto voi che siete all'avvenire, fate in modo che non succedano più queste cose qui, perché veramente sono drammatiche. Tutto lì. Grazie, grazie a tutti. Questo nostro incontro termina qui, andiamo in pace. Andiamo, grazie a tutti.